Ragazzuoli, eccoci qui con un ospite speciale. Un onore averti qui con la Sosa. Grazie, sono molto contento di essere qui. Lo conosci a Sosa? Tesoro, stanno presentando lui, non te. Sosa, okay, è l'ospite speciale. Okay. L'onore mio. Come ti chiami? Tony Gassosa. Tony Gassosa. E sono qui, ho fatto uscire il mio nuovo pezzo. Drill, immagino. No, trap. Il body pat. Che cosa? Ah. Come si fa? Da lì sotto? Così? Niente, deve entrare perché ti deve toccare, l'ho fatto così. Quando vede una figa non capisce niente. Ok. Che maiale. Allora, cara Iris, adesso faremo un gioco che facciamo con tutti i nostri ospiti. Molto tranquillo, serena, di sentirti a casa in polleggi con noi. Mi fido. Allora, guess the name, ossia cercheremo su Google, digiteremo il tuo nome e vedremo cosa sono le ricerche correlate. Le ricerche più frequenti, no? Ok. Allora, partiamo con la prima. Età. 16. Quando sei... Vabbè, magari capita dopo. No. No. 16 anni è quella soglia che va bene sempre. O no? Allora, dai, anche 15, una dichiarazione. Anche 15. Anche 15. Lo sai che il mio cuore è... vabbè, scusami. Allora, prossimo. Scusa, hai ragione. Anno di nascita, ecco. 2006. Bene. 2006. Sì. 2006. Ah, sì. A Foggia. Bari. Sono di Bari. Instagram. Allora, Baeri. C'è Budama. Allora, Tremauna. Allora, andiamo a cercare. L'unica parola che Andrea cerchiamo, sa. L'unica. Cerchiamo l'Instagram di Iris, dai, facciamo un drip or skip del profilo di Iris. Vedi, quella sono io. Già pronto, segui anche tu. Cioè, lei segue RDS, RDS non segue Iris. Molto male. E cattivi. Allora, dai, guardiamo un po' le tue foto. 58 post, guardiamo un po'. Ci devi dire la foto più significativa per te, quella che preferisci. Allora, quella più significativa per me è quella che ho come immagine in profilo. Ok, che mo cerchiamo, vai, cerchiamola, Dani. Immagino che tu pure l'abbia postata. Eccola. Sì. Come mai? Perché... Vuoi farci la traduzione, Pat? Sono qui per ammettere che eri la mia medicina. Bravo, forte, ho studiato. L'ho visto. Ho studiato. Come mai questa foto? Perché mi rappresenta. Cioè, io se guardo quella foto penso, vabbè, oltre a me ovviamente, diciamo, alla mia personalità. Cioè, tanta spensieratezza. Sì. Bel sole, bel tramonto. Basta, sparite le foto. Vabbè, ritorniamo tra pochissimo. Torniamo dopo. Diccelo tu, Sosa. Insuperabile. Per comi. RDS Next. Insuperabile. Come me e Patrizio, d'altronde. Mi dimentichi? Iris. Allora, stiamo guardando le tue foto. Invece la più carina. Noi ti diremo la nostra foto. Quella là di faccia è quella che mi piace di più. Vediamola. Sì. Vabbè. Bella ragazza. Patta, la tua foto preferita di Iris? Nessuna, perché non ci sto io. Ah. C'hai solo 20 anni. Vai sotto. Vai. No, dai, stai scherzando. Non so. Vabbè, quella. Vale. A destra con la palma dietro. Quella è bella. Madonna, dai. Questa. Sì. Non so perché. Cioè, se pensa a Iris, pensa a questa foto. Non so perché. Che tenero. No, ma perché forse quando ci siamo conosciuti l'estate scorsa avevi messo questa. Sì, avevo appena messo quella quando ci siamo conosciuti, allora sì, per sicuro. Quello. Vedi? Sì. Babbo. Riccione. Comunque, Iris Di Domenico TikTok, adesso provvederemo anche a cercarti su TikTok. Che tra l'altro hai recuperato il tuo vecchio profilo da pochissimo. Sì, letteralmente... Due giorni fa. Sì, due giorni fa. Ho sono informato.
Ho pianto tantissimo, ero felicissima alla scuola, sono scoppiata a piangere. È diventato il tuo secondo, perché col primo l'hai surclassato. Sì. Ti sei messa a piangere? Sì. Ma quando l'ho perse pure mi ricordo che era disperata. Ma non era tanto per i numeri o quant'altro, era più che altro per la questione vecchi video, perché era il profilo con cui avevo iniziato, ti ho fatto vedere per altri video. No, le bozze era meglio non averle. Ah. Un saluto a Matteo. No! Ah, ecco che tu dici. Questo era? No, devo dire la cosa. Ti è venuto in mente? Vabbè, salutiamo Matteo che sicuramente ci starà guardando. Avevo detto non mettetemi in imbarazzo. Vabbè, Matteo mica ti deve mettere in imbarazzo. Una situazione chiusa, quello non ti importa più niente. No? Easy, sì, assolutamente. E allora? Easy per il boss. Allora, vabbè, qui, ecco, pure un TikTok a cui penso a Iris, è quello lì dove so già cosa succede, quello lì dei 5 milioni. Praticamente voleva farla la carina, passa qualcuno davanti e si imbarazza. In realtà non passava nessuno, ma... No, se c'è mamma lo sa, ciao mamma. Guarda. Mamma tornò, perché era al fruttivendolo, tornò e mi vide che ero praticamente finita sotto. Ma al chi sedile. Passò? Senti, era un ragazzo, sulla ventina d'anni sicuramente. Che da cosa, solo 20 anni. Da cosa che dai 20 anni a un ragazzo? A me, Patrizio, dai 20 anni, perché a me me ne danno di meno. Senti, a te ne darei 17-18. Bene, perfetto per le 15 anni. E lui? Senti, che si è tagliato i capelli, grande, però 19. Ah, bene. Anche lì perfetto per... Vabbè. Prossima ricerca. E poi diamo il next. Prossima ricerca e poi diamo il next. Adesso. Ok. A tra poco, dopo Tilt. Beh, madò, che bella questa. Tilt di Mac Necoco Fit Sanjo. RDS Next. Questo volta. Parecchio. Eccoci tornati. Allora, continuiamo un po' con Guess My Name. Allora. Guess My Name. Prossimo altezza. Quanto sei alto? 1,60 all'incirca. 1,60. 1,80 m, voglia di crescere. Ok, prossimo. Fidanz. Non lo volevo io. Allora. Io Patrizio, viva. L'uscita. Fidanzato, sei fidanzata? No. Sei single? Sì. Ti stai frequentando con qualcuno o sei proprio libera? Può essere che mi stai frequentando con qualcuno. Wow, che caldo. Allora, qui devi capire che o è nero o è bianco, non esiste il grigio. Quindi puoi dire che ti stai frequentando con qualcuno senza dire... Sì. Ok. Hai conosciuto? Non dico altro. Vabbè, risponderò solo in presenza del mio avvocato. Ci sta ascoltando. Può essere. Allora, lo salutiamo. Ciao, piacere. Relazioni, per collegarci sul tema fidanzato, hai avuto... Vabbè. Prossimo. Credo di averti guardato malissimo. Ecco, Dani ci spoilerà le ultime tre. Quanti anni ha, l'abbiamo già detto. Età, da l'abbiamo... TikTok e scuola. Scuola, che scuola fai? Liceo linguistico, sono al terzo anno. Come ti trovi? Latino? No, l'abbiamo lasciato l'anno scorso. Molto bene in tutte le materie. Un po' di difficoltà. Me le sono già dimenticate. Ok. Top. Matematica non mi piace. Ma mo che fai il secondo? Terzo. Quindi hai iniziato letteratura nelle lingue? Sì. Posta, eh? Dove sei in francese letteratura? Villon. Non mi piace. Da dove ci chiedono, Francesco? Cosa pensi di Simone Noto? Abbiamo visto che c'è una ship tra voi due. No. È una ship nel senso amichevole. Ah, non sembra. Io e Simone siamo benzina. Siamo grandi amici. Sembrava altro. Diciamo che sì. Ti amo. Il tre anzi di Alessia Lanza ha messo te. Siamo ci grandissimi amici. Ah. No. Siamo grandi amici. Ci voglio davvero bene. Con te? No. Allora, c'è un aneddoto tra me e Simone. Che ogni volta lo mettevo stra in imbarazzo, perché mi diceva, faccio così, lo guardavo a nulla, ma tu non ti vuoi dichiarare, vero? E poi me ne andavo così, a quello si metteva a ridere. Però no, non c'è mai stato nulla tra voi, c'erano solo battute. Immagini. No, gli voglio tantissimo bene. E come mai c'è questa ship allora sui social? È finta allora? No, cioè non c'è.
No, non mi sembra che ci sia una ship. Ah, ok, il cuore arancione, non lo so. Anche noi abbiamo il nostro cuore. Sì, vabbè. Vabbè, poi di quello ecco, ne parleremo. Ecco, aia. Mai reso pubblico niente. Io e Iris, ragazzi, siamo... Oh, ma quelli siamo in Simone. Io e Iris... La mia faccia non è molto bella in quella foto. iPad 2. E dove si... Ok, vai. Sì. Così te le fa fare. Strano, però. Bene, vediamo l'hashtag. Vediamo l'hashtag che parte. Se la stanno, non dimenticare tutti. No, 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 no. Prima ho visto questo l'hashtag. Fidati, ora qualcuno che viene da TikTok sta. Di qualche domanda, interagisci, va. Eh sì, ho visto le domande, ma sono tutte le possiamo fare mezzo cuore anche qua. No, ragazzi. Avevo potentemente sonno, volevo dormire. Cos'è che ha fatto? Non ho visto. C'era un commento. No, ma manti un altro, non ho visto, scusate. Sto con Iris. Guarda che cosa doveva cancellare questa mail. Eppure. Che è successo? No, no, no. Come mai c'era questo hashtag sto con Iris? Vabbè, che non me lo ricordo. Racconti nel fuori onda, va. Oscegherando di rove. Non ne ho idea. RDS Next. Eccoci tornati. Piccolo problema tecnico. Simone, aspetta, no, Simone. Immagine. Non potevi dircelo. Tranquillo, ragazzo. Allora, Simo. Hello. Ciao. Allora, saluta innanzitutto RDS Next che è qui, che ti sente. Che è qui, che non ti sente. Aspetta. Per il piccolo problema tecnico. Eccolo. Vai, adesso ecco, ti siamo. Sì. Vai. Ciao a tutti, ragazzi. Allora, qui è partito un hashtag, Simo, nella nostra chiamata, sì? Dove dicono sto con Iris. Vuoi spiegarci? Perché non... In che senso? Dici. Tutta la chat dice sto con Iris, chiamate Simone, lui lo sa. Vuoi spiegarci cos'è sto con Iris e come mai chiedono a te? Raccontaci. Io sinceramente non so, non c'è proprio un motivo valido per cui chiedono a me. Visto che non c'è nessuna ship. No, qui dicono Simone... Aspetta, scusa, ma sto con Iris in che senso? Simone ha messo un video dove diceva di essere innamorato di lei. Boh. Ma cosa è scritto? Voi qui Mattia 0544FG è vero allora? C'è una ship tra voi due? Simo? Ah! È vero. Ma perché? Mattia 0544SV. Qui addirittura chiedono ha fatto il trend di Alessia Lanza con Iris. Appunto è un trend. E perché proprio lei? Perché proprio Iris? Perché proprio il cuore arancione? Racconta. Perché il nostro cuore è il cuore arancione. Il ma vostro... scusa, ma è un cuore. Anche io te abbiamo un cuore. Tu con Patti non hai un... Tu con Patti non hai un cuore. Sì, ma non faccio un trend dove dico di essere perso di lui. Ma non abbiamo un cuore. Non ma no, abbiamo il cocco. Ah, il cocco, bello. Ci stai sfottendo forse? No, perché guarda, noi non abbiamo rivali. Sì. Siamo proprio rivali. Dentro qui dicono a Simone piace Iris. È inutile che mente. Aspetta, Simo, che ti faccio un attimo gli occhi. Ma tra piacere e diciamo volere una persona c'è una grande differenza. Quindi io posso dire Iris è una bella. Iris è una bella ragazza, mi piace come ragazza. Sì, posso dirlo. Quindi. Ma mi piace. Ci usciresti assieme? Siamo già usciti insieme. Siamo già usciti. Qualche bacio? No! Bye! Perché la stessa Iris ci ha confessato che quando eravate in intimità voi due, cioè da soli, wow, che caldo! Ti diceva tipo. Perfetto! Ti diceva, no, non è che. Ti diceva, ti dichiari? E poi se ne andava. Sì, questo.
Quindi forse... Però poi gli ho detto altro, ovviamente. Quindi la vostra è una finta ship? O non è manco una ship? Non è una ship. No, ma per me, non è, per me abbiamo un bel rapporto, però shippare le persone semplicemente perché fanno video insieme, no. Ma secondo me... No, perché devi capire, Simone, che è successa una cosa. Secondo me non è una ship. Simone... Stai facendo? Next! Qua faccio una camicia solo. RDS Next. Cavolo! Allora non lo sarò più! Siamo, grazie per avermelo detto! Tornati. Sempre più on fire! Hello. Qui su RDS Next! Allora, rieccoci tornati. E siamo sempre con Iris. E sono sempre Iris. Dopo aver cercato un po' quello che dice Google di te, noi vorremmo che fossi tu a fare il tuo identikit. Rispondendo a queste domande. Prima avresti detto rispondendo. Pronuncia? Nome. Iris. Cognome. Cognome. Domenico. Di. Nome che avresti voluto. Iris. Nome che avresti voluto se fossi nata maschio. Allora, qui c'è da ridere. Mi sarei voluto chiamare Alexander Jonathan. Perché? Perché a me piace il nome Alex tanto. E quindi io mi sarei voluta chiamare Alex. Però sono il parere che chiamerò mio figlio così, se mai dovesse avere un figlio. Perché quando sono arrabbiata lo chiamerò con il nome completo. Quindi dire Alex vieni qua, cioè non sembra arrabbiata. Dire Alexander Jonathan vieni qua, cioè mia madre fa così, ma Andrea Giovanni. È tutt'altra storia quando sei arrabbiato. Quindi sì. Altezza. E non altezza. Altezza. Sì. Oh, non ho capito niente la lezione di ieri. Ieri. Segna. Altezza. 1,60. Ok. Ti trucchi prima di uscire di casa? Non sempre. Ti strucchi sempre prima di andare a letto? Sì. Cartone Disney preferito? Re Leone. Lo sai a memoria? Ti ricordi una parte che ci vuoi recitare? Cavolo. Simba. No, le battute non me le ricordo. Zero? Zero? Ah, svegna. Ma qual è la canzone? Vabbè. Una canzone del Re Leone che non sia Kuna Matata? Gera i cieli e la realtà. Oppure quella che cantano. Io l'ho già capito. Ma allora ancora no. Chi si stanno innamorando? Il nostro trio diventerà un duo. Oh. Tra stelle plenilun c'è un'aria di magia. Di magia. Vabbè. Questo era Simone, tra l'altro. Un viaggio che vorresti fare e che non hai ancora fatto. Voglio andare a Miami. Miami. Vuoi continuare tu? Vai, ti disco io. Sì. Il posto più bello dove sei stata? Qua. Puoi anche dire RDS Next se vuoi, eh? Non c'è nessun problema. Puoi anche dire ieri sera con noi, eh. Non lo dire così in pubblico, mo. No, c'è ragione. Posto più bello dove sia mia stata. Qui dice anche il tuo posto del cuore. Allora, posto del cuore è un cuore. Parcheggio. Cuore. Vabbè, sì. Posto del cuore. Ok. Dietro casa, cioè un parcheggio dietro casa mia. Non lo so, quando sono un po' stressata vado lì a leggere o a fare altro, quindi un po' il mio posticino. Mentre posto preferito non c'è proprio un posto preferito in assoluto. Non so, le vacanze, dove vai al mare. Dove, non lo so, dove c'è la natura a me piace. Tipo oggi, sì. Cosa ti rende felice a fine giornata? Fare il resoconto di tutte le cose che sono andate bene durante la giornata. E se è andato tutto male? Infatti, tipo, non va mai che ti lasci male. Il ragazzo, che stai male, prendi un brutto voto. Bene, singolo. Che... Allora, ora vi racconto questo aneddoto. Scorsa estate ero fidanzata, no, 2 estati fa mi sa. Con chi? Vabbè, con un ragazzo del mio paese. E mi lasciai con questo ragazzo.
E mio fratello cosa fece? Prese una bottiglia di spumante e la stappò. Com'è che piangevo? Okay. Una cosa molto tenera. Tra una focaccia e una fetta di torta, cosa sceglieresti? Fetta di torta. Ok, dolce o salato? Salato. Patrizio, Andrea? No, sto scherzando. Vuoi bene a tutte e due, dillo. No, no, preferiti, siamo come i tuoi genitori. Solite frasi. Wow, che caldo. No, sai quando dici non so scegliere tra mamma e papà? Voglio bene entrambi. Non bella posso risposta, scegliere. Dai il next. Next. Devi schiacciare lì il tasto verde. Quello lì, due volte, sì. Vai. RDS Next. Ragazzoni, abbiamo appena ascoltato Miami di Will Smith, nonché e stiamo nonché disannunciando il pezzo di Will Smith, nonché Miami, appunto la tua città preferita. Esatto. È un viaggio dove vorrei andare. Perché noi non facciamo mai le cose a casa, è tutto collegato. Allora, è arrivato il momento Ampolla è torinese. Ampolla, mi ricordo Ampolla. Qualcosa. Ampolla è Torino, Simone. Allora, solo quattro foglietti? Ho paura di quello che mi state per fare. Ci volevamo impegnare. Questa si chiama Ampolla del Terrore. Prepara, vai. Oh! Ok, scotta. Oh! Non mi guardare così. Giocate a 1, 2, 3 stella, Andre conta. Oh. Ragazzi, allora chiariamo questa cosa perché io mi sono stancato. Io me ne vado. Non chi è capendo. Che ha fatto questi biglietti? Stella! Chi ha fatto questi biglietti? È verso. Allora, questo è un messaggio per Viola. Chi è Viola? Dai, giochiamo, su! Non venite! No, ma stai a girare un 2-3? Che poi allora, è un 2-3, stai faccio... là. A parte stella. Allora partite da lì tutte e due. Dai, fratello. Allora chi perde offre un aperitivo dopo al sottoscritto. Ok. Allora mi piace. Ok. 1, 2, 3. Stai no. Un, due, tre, stai no. Un, due, tre, stai no. Ma tu proprio stai là! Ah, perché il gioco magari rimane fermi. Devi arrivare qua. Oh, io ripartiamo. Oh, da piccolino ci giocavi, no? No, infatti dicevo questo a 9 anni. Stella! Un, due, tre, stella! Dai, raga, ma veramente bisogna giocare a stella, dai. Ah. Vabbè, Iris ha vinto, applausi! Paga Pat! Ma è next? Bisogna vedere se stiamo riprendendo. Next. E questo? RDS Next. Next. Mi devo comportare. Sì, ma almeno accendili. Gli ho presentato prima il mio manager, la Fua. Sì? Sì. Come si chiama il tuo manager? Quello che ci ha fatto entrare a Gallivoli, al Praggia. A Praggia. Non ti ricordi? Sì, mi ricordo. Allora, eravamo arrivati al momento Ampolla, vai Patrizio. Un altro? Purtroppo sono 3 biglietti ancora. Prima ti lamentavo che fossero poi. Oh mamma mia, una pergamena. Andre Pat legge da una strafa testo del testo della canzone di Biagio Antonacci, dal titolo Iris guardando. Iris no! Non ho capito. Iris tra le tue poesie, na 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 na, che parla di... Vabbè, l'ha fatto lei con noi, va perfetto, bene. No, non vale, non te lo concedo. Stava scritto Pat e Andre. Perché vuoi toccarmi l'addome? Ecco, grazie. Allora. Tieni uno e tieni due. Iris. Nelle tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me. Tu correggi. Devi guardare. Iris. Allora devo rimanere seria. Questa è la com'è mia sfida. Com'è che era qui per le luci? Annaciati? Non c'è il mixer? Fermi un attimo ragazzi. Niente mixer. Vabbè. Iris. Tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me. Le hai scritte tutte.
chiedo scusa se non uso internet. Su pezzi di carta trovati quella. Un vero poi non sta su internet. Dimmi dove, dimmi come. Un vero che poi non sta su internet. E con che cosa ascoltavi la mia vita? A tiro duro. Quando non stavo con te. Incredibile. Te lo duro. E che... Next, next. RDS Next. Next. Continuiamo col gioco. Hello. A bolla. Allora, nomi, cose, animali, personaggi famosi da indici della lettera. Abbiamo 30 secondi. E dove li scriviamo? Li diciamo a voi. In mente? In mente, in mente. E ricordiamo, facciamo così, però facciamo... uno poi li può cambiare. No, facciamo così in fila. Cose, persone. In fila, nomi, mi dite cose, una... animali, personaggi famosi. Esatto, iniziamo. B. Nomi? Sì, Pat, Iris, Beatrice. Andrea. Beatrice. Barbara. 3, animali, 2, balena. Hai già sbagliato, non hai detto il nome. Devi dire il nome. Nomi, cose, animali. Ma devi dire il nome con la B. Tu non l'hai detto. Balena. Il nome. Ah, ok. Barbara. Beatrice. Barbara. Bucciante. No, eliminato. Bianca. Bianca. Vabbè, dammi 5 secondi. Dai, okay. Dai, vai, prossimo. Cose. È giusto. Borsello. Borsa. Borsetta. È sinonimo. Dai, è sinonimo, non vale. Vai, un'altra. Che creatività. Borsello è da maschio, borsa da femmina. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, prossimo. Cose con la B. Borsa. Birra. Animali. Borsello. Cioè animali. Animali. Bacca. Baccalà. Bisonte. Balena. Bravi. Personaggi famosi. Beyoncé. Patrizio Morellato. Barbara D'Urso. Bacca. Cacciatore. Ex Siviglia. Ma forse sta ancora. Lettera nuova. Z. Z. Ok. Mizia. È il nome. Io non so un nome. Ah, giusto. Con la Z. Vado io con il nome. Mizia. Zenone. Zenone. È il filosofo. Cioè. Sì, sì, mi ricordo. Ah, sì. Zafira. Zuckerberg. Davanti. È un nome. Alla fine. Zaira. Dai, dai. Ho detto prossimo. Zafira. Al prossimo. Zafira, Zaira. Cose. Con la Z. Zaino. Zilofo. Zenzero. Zuppa. Al prossimo, Andrea. Animali, guarda te, sono sempre zebra. Quelle. Zandrea. Zanzara. Personaggi famosi. Il zio. Zielinski. No? Sì. Zuckerberg. Oh! Next. RDS Next. Next. Siamo in diretta. Siamo? È perché non avevo ogni volta che accendeva che dicevo siamo. L'ampolla. Facci vedere qualche passo di latino. Faccio un'improvvisazione. Non ci credo. Iris insegna un passo di latino a parte Andre. Dai, facciamo una piccola coreografia. No, aspetta, bello. Prima dobbiamo palleggiare, Andre. Ok. Ok, Iris. Vai, chi la fa cadere è un fils de pu. Stavamo... Vabbè. Però ha funzionato. Sì, un po' siamo andati. Dopo lo facciamo, che ci mettiamo video la clip. Dopo. Allora, vai. Allora, scegliete. Ciao, ciao, ciao. Allora, partite con questa gamba, così. Poi ci più dietro. Oh, però da capore provare, a me sono 20 secondi mi fa da bassa questa alza quella. Dov'è? A questo. Ci fate provare. Allora, questa gamba qua. Sinistra? Sì. Avanti. Aspetta. E quella di dietro la piegate. Okay. Portate il peso dietro. Apro. Chiudo. Apro. Indietro. Portate il peso avanti. Apro. Sì, già me l'ho scordato. Chiudo. Apro.
Ora, questa gamba la portate qua e questa la girate come prima. Portate il peso indietro. Apro, chiudo, apro. Di nuovo, dall'altro lato. Portate il peso indietro. Apro, chiudo, apro, giro. Vabbè, io non so, a ballare sei brava, insegnare un po' meno si fanno primi. Allora, allora io insegno balli di gruppo alle anziane. Meno male. Siete anziani? No, però prendiamo più velocemente, vai. Ok, volete imparare il cia-cia-cia o un ballo di gruppo? Dai, fammi un cia-cia-cia. Vi sto insegnando la base della base. Vai. Io non ci sto da capo. Okay. Avanti, allora, porto il peso indietro. Apro, apro, chiudo, apro, indietro. Indietro. Porto il peso avanti. Bravo Andre, apro, chiudo, chiudo, apro. Destra, avanti. Bravo. Indietro, apro, chiudo, apro. Oh, sei bravo. E c'è. Indietro. Apro, chiudo, apro, giro. Giro. Posso farlo. Apro, chiudo, apro, giro all'altro lato. Apro, apro, chiudo, apro. Bravissimi. Vogliamo rifare? No, no, facci un'improvvisazione, dai. Dai, faccio un'improvvisazione. Dani, mettimi la musica, l'improvvisazione. No, è brutta, è piccola. Dai, su. La senti? Non è un cia-cia-cia questo. Scrivi cia-cia-cia su YouTube, dai, Dani. RDS Next. Allora, siamo qui ragazzi in onda con l'improvvisazione di Iris, perché Dani ha cercato il pezzo. Allora, abbasso cosa? Outkiss? Ho bisogno di un partner. Oh, vieni. Libera questo. Tony, togli il microfono. Mi accompagni. Allora, inizia con la palla. Che cosa la vai. Fai le cose che ti ho insegnato io. Avanti. Io. Dietro. Io. Avanti. Aspetta. Fai girare. È sempre la stessa roba? Sì. Vai. Fai girare. Apri. E che te lo apri qua? Bravo, così, bravo. Oh. Oh. Gira. Gira. Che non no, so... no, no. Vieni Andre. No, non so buono, non so buono, non sono buono. È una sfida, decrederò chi è il migliore. Ma cazzo, ma su queste cose lo sai che... Ma perdo al tavolino, non sono buono. Cavolo. Avete mai visto Tony F che balla? Penso che questa okay, è la è prima. Ok, è portato, sta a portare una ballerina. Complimenti. Oh, sono stato bravo sia io che te. Dai il bacio. Cioè, per essere la prima volta... No! Non si dà il bacio. Questo è peggio. Così. Guarda che il bacio non si dà mai. Esatto, bravo, bon amour. Bravo. Je t'aime mon amour. Thank you. Miau. Che mi hanno tanto? E togli Outkiss. No, no. Alza. questo non vale. Dai, sì, facciamolo tutti assieme. Sì, ma questo che ciao 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 baciata che... Ciao. Un bacio. Tesoro, vuoi venire 10 minuti in live con noi se ti videochiamiamo col tablet? Tesoro. Devo chiedere. Ah, devi chiedere. Deve chiedere. Ci avevo pensato. Oh, diretta? Sì, siamo in diretta, però vabbè, non... Vabbè, tranquilla, finché non ti vedono va bene. Brevemente ho detto a Patrizio che mi stai insegnando dizione. Sei stato ieri un'ora al telefono. Sì, ma telefono. Yasmin, cioè non ha azzeccata una. Sei sicura che ha fatto video lezione ieri? No, Andrea non sa parlare. Vabbè, letteralmente. Vabbè, ci sentiamo dopo. Ti chiamo intorno alle 6. Annunciamo. Ciao amici. Annunciamo, non disannunciamo. Annunciamo, visto che prima stavamo ballando il cia cia cia, annunciamo Bongo cia 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 di Good Boys. Vedi, salaccia. RDS Next. Rieccoci tornati. Hello. Senza finalmente abbiamo un po' di tempo per stare da soli. Ehi, cosa dici queste cose in pubblico? Scusa. No, comunque, a parte gli scherzi, finalmente senza Andrea. Tu lo sopporti, Andrea, sincera.
Allora, no, gli voglio troppo bene. No, scherziamo ovviamente, però dico, è un po' rompiscatole, eh? No, anche se fosse non lo direi. Beh, raga, non riesco a fargli qualcosa di brutto prima che entri Andrea. Almeno poi c'era lui che ci ascoltava. Cioè, tu mi hai detto, vabbè, potevi almeno invece... fingere. Potevi almeno fingere. Comunque, leggiamo un po' la chat. Pupazzeddo. Pupazzeddo. Allora, vediamo. Anzi, io dormo sempre con un pupazzetto. Ho 16 anni e dormo ancora con il peluche da quando avevo 6 anni. Ha un nome? Squeaky. Squeaky. È uno scoiattolo. È tipo così. E recentemente gli si è tipo staccata la coda. Cioè, è legata da sotto, dato che è uno scoiattolo. Però era attaccata alla testa. E la cucitura se n'è venuta. Quindi ora ha la coda penzolante, diciamo. Bene, bene. Trattato bene questo pupazzetto. Però gli voglio bene, cioè io non ce la faccio a dormire senza Squeaky, dormo male. Vero. Sì, abbiamo fatto pace. Easy content. Io le amo. Giuro, ci stanno dei ragazzi che mi fanno tagliare quando scrivono. Perché sono così chill alla mano che vorrei essere un loro amico stretto. Allora, cara Iris, per te oggi era la prima volta qua, no? Sì. Ti piace l'ambiente? Sì, è molto figo. Cioè, ti trovi a tuo agio poi, vedo. Sì. Cioè, a differenza di molte persone che so... Cioè, molti, vabbè. Qualcuno magari un po' più introverso. Te invece proprio spigliata, parli, fai, non ti fermi allora, un attimo. Allora, io attacco il bottone anche con i muri, quindi da là confermano. L'ho notato stamattina che ti sono passato a prendere in stazione. Sale in macchina fino al Wake Paradise, non sei zittata un attimo. Cioè, sicuramente con lei non ti annoi. Questo è poco sicuro, perché veramente parla tantissimo. Eh sì, vabbè, non ci si annoia mai, è una cosa positiva. Sincero, meglio così. Meglio così. Cioè, magari trovi quella persona introversa che pure se magari ci vuoi provare a fare un discorso un po' più grande, no? Che ci provi, tiri fuori l'argomento e tutto quanto, ti rispondono in brevi frasi o comunque parole. Introversa vuol dire proprio il contrario. No, introverso è chi, cioè, non parla mai, è esatto. Più chiuso. Estroverso è quello un po' più aperto che... Sì. Vedi che proprio... Cioè, ragazzi, ragazzi, voi... Per favore, cioè, Dani, sì... Papo si elogia da solo, 110 e lode, sono uscito dal... E poi ragazzi non sa la differenza tra introverso e estroverso. Questa è la tua musica. Next. Allora. Hello everybody. Comunque io mi sono sempre chiesto, vedi si scatoloni, vedi che ci stanno sti buchi. Secondo me ci ho nascosto qualcosa, qualche lettera. Cioè io vorrei, sono curioso. Non mi fate spaventare. Non riesco a toccare giù in fondo, vabbè. Così, così. Sì. Allora, cara Iris, che noi... fai da Pasquetta? RDS. Cosa fai a Pasquetta tu? Non ne ho idea. No, Pasquetta non quant'è? Lunedì. Non lo so. Non ho idea. Voi che fate? Super Baldoria. Noi siamo qui con i nostri ascoltatori, visto che gli vogliamo molto bene. Con la nostra fam. E faremo, esatto, e faremo una live su RDS Next. Esattamente. Sì. Proprio così. Noi Iris volevamo ringraziarti per essere stata con noi. E mi raccomando, aspettaci, non te ne andare, non scappare da noi. E vuoi dire qualcosa? Buone vacanze. Nulla, grazie mille per avermi invitata. Si è trovata bene. Mi sono divertita molto. Bene, anche noi. Non mi sopporto già più. Ah. Però vi devo supportare ancora tutta la serata. Va bene, dai. Grazie mille. Bene. Anche a grazie a voi. Diamole un abbraccio, dai. Diamole un abbraccio, un abbraccio. Vieni qua. L'abbraccio anche io. Oh, un abbraccio di famiglia. Grazie, grazie Iris. Poi, grazie a voi. Bella. Sì, vai. Vado girando. Ciao. Aiuto. Adesso poi di quello che ti pare. Non ti credo. Adesso ti non ti sento, nessuno, non sei uscito. Sì, sì, sì. Fai fuori adesso.